Ma dopo quello che è successo è nato un nuovo partito che noi ci crediamo, legato all'onorevole Gaetano Nastri. Noi siamo sempre stati con lui. Abbiamo visto che l'onorevole Melloni è una persona molto onesta e trasparente e ci accingiamo a questa nuova avventura. In questa sezione noi cercheremo di dare delle notizie ai cittadini su quello che sarà il nostro programma per un'Italia futura. I punti cardine da portare a Roma, sì, certamente il programma di Fratelli d'Italia, questo movimento che oggi vede aprire una nuova, la sede di un nuovo comitato a conferma del successo tra gli elettori e semplici interessati. Che cosa vogliamo portare a Roma? A Roma vogliamo portare la serietà di un nuovo movimento, vogliamo portare l'idea di un nuovo centrodestra, aperto, in piena democrazia e con un programma e un progetto delle primarie che comunque dovrà affrontare la democrazia interna all'interno del partito. Meno tasse, più sostegno alle imprese, maggior credito per poter finanziare la ricrescita. Le nostre idee per realizzare il programma parte esattamente da troppo Stato, troppa burocrazia, troppa spesa e soprattutto tante pensioni d'oro che oggi soltanto in pochi ne usufruiscono, sono assegni che arrivano anche a essere di 25, 30, 33 mila euro al mese. Credo che se si debba distribuire meglio la ricchezza si può partire anche da gesti non draconiani, ma che comunque possano chiedere un sacrificio proprio a queste persone che hanno tanto rispetto a molte persone che oggi hanno davvero drammaticamente poco.